Il traffico di stupefacenti in ambito locale, credo che abbia dato una risposta importante perché in una realtà comunque particolarmente tranquilla come questo territorio, come possiamo rilevare in questo territorio, sono state comunque eseguite 7 misure cautelari a carico di altrettanti indagati per spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. I colleghi credo che abbiano dato una risposta importante alle esigenze della cittadinanza, che in più casi ha fatto segnalazioni su movimenti sospetti, ha segnalato il timore che i giovani venissero a contatto con questa piaga e hanno attivato quindi dei servizi di osservazione, attività tecniche, una complessa indagine che è durata per più di 6 mesi, con strascichi anche nel 2019, che poi ha portato il pubblico ministero a concordare con le risultanze investigative, che erano sicuramente concordanti, gravi e univoche, e ha chiesto, ottenuto dal competente GIP del Tribunale di Perugia, queste misure cautelari. Si tratta di un'ordinanza custodiale in carcere, 4 arresti domiciliari e 2 obblighi di mora. Sono state eseguite contestualmente nel corso della mattinata del 29, quindi ieri mattina, con l'ausilio dei cinofili di Firenze e dei colleghi della provincia di Perugia. E credo che abbiano dato veramente un bel segnale a livello locale.